46esima edizione della Marcia Longa di Fiemme Fassa è andata come da pronostico a due protagonisti scandinavi che alla vigilia era facile aspettarsi. Ma se il successo al femminile è il terzo da queste parti per la svedese Britta Johansson Nordgren, al maschile invece per la prima volta è il grande dominatore della stagione ad aggiudicarsi la regina delle gran fonde italiane, ovvero il norvegese Petter Eliansen in 2 ore e 45 minuti, che durante tutta la gara ha controllato, rilanciato e poi dato la stoccata finale sull'ormai famosa e sempre determinante salita della cascata, decretando così una vittoria voluta con tutte le forze lungo i 70 km di gara. Dietro al norvegese volante del team ABN Bank, un quartetto tutto Team Rage Eiendom, con Nygaard a precedere Cardin sul podio davanti a nomi illustri come quelli dei due norvegesi Bjerdalen e Daukland, mai paghi in Trentino. Il podio al femminile, conquistato dalla svedese prima del ranking Visma Ski Classic, è stato completato con il secondo posto di Lina Korsgren e con il terzo di Astrid Slind. Prima italiana al traguardo, Chiara Caminada, in 26esima posizione, e tra i maschi Mauro Brigadoi, 48esimo, davanti a Francesco Ferrari, 49esimo, tutti e tre del team Trentino Robinson Trainer. La gara corta sui 45 km ha visto il successo in campo maschile del russo Sergei Spirn, non nuovo al podio di Predazzo in passato, e dal femminile quello di Carolina Bikova, della Repubblica Ceca. In campo Master Tour il successo di TAP è la conferma dei migliori italiani sia al maschile che al femminile, con Mauro Brigadoi primo assoluto e vincitore in categoria 1 e Chiara Caminada prima tra le donne, entrambi del team Trentino Robinson. Nelle altre categorie, vittoria di tappa per Roberto Fraboni dello Ski Nordico Torino tra gli U2, per Reinhard Karl Gruber tra gli U3 del Team Futura, per Adriano Zeni tra gli U4 dell'US La Rocca ed infine per Silvano Berlanda tra gli U5 ancora della squadra trentina Team Futura. Arrivederci alla prossima tappa del Challenge Master Tour in Val Casies il 17 febbraio.